Allora, ci siamo. Oggi parliamo di musica. Oggi parliamo di musica, ma lo facciamo con un personaggio davvero eccezionale. Perché questa volta News 24 ha il piacere e l'onore di ospitare questa bella ragazza che vedete, che tra l'altro è molto conosciuta perché è stata tra i protagonisti e anche interprete insieme a Ucio De Santis della sigla finale di Mudù Su e Giù, ma anche non solo di quello, perché Daniela Desideri, che vedete e salutiamo, buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché Daniela Desideri ovviamente non ha fatto solo Mudù, ma è stata anche protagonista di altri bei brani che lei ha ben e di cui ci parlerà. Allora, innanzitutto, Daniela, grazie per essere con noi, per questa. Grazie, grazie a te per avermi invitato, Mimmo. Sono io che ti ringrazio per aver accettato l'invito del nostro telegiornale. Allora, abbiamo detto in apertura, tu sei stata l'interprete insieme a Uccio De Santis di questa bellissima sigla di Mudù, Su e Giù. Come ti sei trovata con lui e con tutto il gruppo? È stato veramente un caso, risale al 1998 il nostro primo incontro con Uccio. Uccio presentava un concorso canoro che si chiamava Crisalide, organizzato a Castellaneta da Giuseppe Di Gioia, eccetera. E noi ci siamo incontrati lì perché io questo concorso l'ho vinto, lui lo presentava. Dopodiché lui ha iniziato a invitarmi nei suoi spettacoli che faceva in giro per le piazze, per i camping, insomma, ancora quando ancora di Mudù non c'era aria. E quindi siamo diventati amici, poi da lì è nata questa collaborazione. Lui ha fatto il primo programma che si chiamava Corrida Uccio, era una corrida presentata da lui, e abbiamo scritto insieme la prima sigla, Gomito a Gomito. Dopodiché lui aveva deciso proprio di fare questo Mudù, e ha investito tutte le sue energie. Io, da amica, ovviamente sono stata al suo fianco e tutto è partito così per un puro caso. E lui quel giorno decise anche di mettere la mia faccetta da bimba nella TV, e da lì poi, insomma, da lì è storia, lo sapete tutti. Sì, da lì è Abbiamo storia. scritto insieme 19 sigle. È vero, non è male, non è male. In tante edizioni di Mudù una sigla diversa, Che non è ovviamente, facile, infatti, non è perché il stato concetto facile. è sempre lo stesso, però lo devi dire in maniera diversa. Poi, per fortuna, noi abbiamo una squadra di autori e arrangiatori che collaborano con noi, che posso approfittare a salutare: Fabio Certo. Parnabè e Giuseppe Di Gioia, con cui, insomma, lavoriamo sempre, sempre benissimo, perché ormai Uccio lo conosciamo bene, sappiamo cosa deve fare, insomma, e quindi la squadra che vince rimane, no? Non si cambia. Non si cambia. Tra l'altro, noi in tutti, anche nei mesi scorsi, posso dirlo anche io che l'abbiamo seguito anche dalla nostra redazione del telegiornale, siamo rimasti un po' in apprensione per Uccio perché ha avuto un problema serio, quindi ne è uscito con tanta grinta e con grande determinazione come lui solito fare. E quindi anche da parte nostra, anche con la presenza di Daniela, gli mandiamo un grosso abbraccio, con la speranza Anche magari. io non lo vedo da un po', per cui. Quindi gli mandiamo un grosso abbraccio e magari quando vorrà essere anche nostro ospite del telegiornale sarà un grande piacere per noi poterlo ospitare. Senti Daniela, non è stata soltanto la sigla di Modù a tenerti compagnia, ma ci sono state anche tante belle canzoni che tu hai realizzato nel corso del tempo, promuovendo in modo particolare la Puglia, esatto? Eh sì, anche quello è stato a parte il fatto che io sono molto felice di essere pugliese e sono, diciamo, patriottica, passami il termine, ovviamente, però anche quello è stato un gancio con Uccio per poter promuovere la Puglia, perché era semplicemente la colonna sonora di uno dei suoi film, che è stata costruita per il film in realtà. E poi il nostro editore Rosario Sportelli ha deciso di fare di quella canzone, A Malapuglia, un inno
insomma, per la Puglia, per tutto quello che c'è in Puglia, per le cose belle, per la gente, per il calore, per il cibo, insomma, io ne so qualcosa, vedi un po', cioè. Comunque, Ama la Puglia è stato un bell'inno che comunque, secondo me, credo che sia valido tuttora, considerando i mesi che stiamo passando, Daniela, no? Sì, è un brano che rimane, che vale sempre, quindi approfitto a dire a chiunque volesse utilizzare Ama la Puglia come gancio per le speranze, per il fatto che insomma un giorno torneremo più forti di prima, facciatelo pure perché va bene, va benissimo, la musica è di tutti. È vero, su questo siamo d'accordo. Daniela, posso chiederti come stai passando questi mesi? Devo dire la verità. Allora, Vai. non è stato facile. La mia quarantena è iniziata di marzo. Qualcuno me l'avesse predetto, io non gli avrei creduto, gli avrei riso tanto in faccia. Per cui è stato surreale perché è stata una cosa inaspettata. Poi ci ha messo tutti in ginocchio perché eravamo nel pieno delle nostre attività. Io ho un gruppo vocale a cappella con cui giriamo il mondo e all'improvviso non abbiamo più potuto viaggiare, fare concerti all'estero. L'attività artistica è stata completamente fermata e credo sia una delle categorie più colpite la nostra, no? Senza aiuti, senza sussidi, insomma, è stato davvero difficile. Per chi come me ha scelto questo tipo di lavoro non è stato semplice. La cosa positiva ancora, anche se di positivo ormai io non riesco più a dirla quella parola, cioè Immagino. ormai mi suona strano dire positivo, però la cosa positiva diciamo è che l'umore non molla ed è la cosa fondamentale secondo me perché la speranza non deve morire. E io sto pensando personalmente a tutte le cose che posso fare, non a quelle che non posso più fare, Certo. perché sono davvero tante. Le mie giornate ormai le impiego a studiare, a cercare di fare sport casalingo, di fare qualche passeggiata al giorno, per poter scaricare ovviamente tutto quello che io ormai accumulo. È uno stress che deriva dal fatto di non fare niente ed è un problema per me perché io sono sempre stata iperattiva, sempre abituata a fare tante cose al minuto e addirittura mi pento amaramente di essermi lamentata per diverso tempo di non essermi mai fatta una vacanza, ma partivo sempre per lavoro. Adesso mi pento amaramente di essermi lamentata, il karma mi sta punendo, però. Sì, per una come me che è sempre in movimento è tostissima. Oltre Non è al fatto che sono molto dispiaciuta per tutto quello certo. che c'è intorno, i ristoratori, mia sorella ha una scuola di danza e adesso abbiamo dovuto chiudere. Insomma, è dura, ma sono fiduciosa nel futuro, spero. Cercheremo di poter sopravvivere in qualche maniera, cercare quanto prima di riprenderci nella miglior maniera possibile. Se siamo Come tutti si accende? responsabili, abbiamo ottime possibilità. Infatti, questo ne siamo convinti. Daniela, ci accendi una sola di su e giù? Te la senti? Su e giù, su e giù, andremo girando sempre più. Bellissimo E sentire la tua. potremo davvero gridare, ce l'abbiamo fatta! Magari farlo tutti quanti insieme non sarebbe male, in effetti, sono completamente d'accordo. Un'ultima domanda, Daniela, poi ti lascio. Quali sono le tue speranze e le tue prospettive per il futuro? Le mie prospettive, priorità è ritornare con il mio gruppo vocale Mezzotono, saluto tutti i miei colleghi del gruppo, a poter fare i nostri concerti all'estero. Noi abbiamo girato per 55 paesi all'estero, siamo uno dei gruppi italiani con più presenza all'estero ed è una cosa meravigliosa poter portare il proprio lavoro, la propria musica al di là della Puglia, dell'Italia. Ci piacerebbe davvero, questo mi permetto di dirlo anche a nome degli altri, poter lavorare anche un po' più in Italia, nel senso che
Noi siamo sempre quasi costretti a prendere la valigia e andare a tanti chilometri di distanza da casa, però speriamo di poter affermarci un pochino più in Italia. Noi nel frattempo in realtà stiamo preparando il nuovo disco, siamo al terzo disco, quindi. E poi ovviamente c'è il Mudù 9 in arrivo, che insomma Uccio ci ha già promesso tante risate e tante cose belle. Ovviamente ti seguiremo, Daniela, ci terremo naturalmente in contatto e non ci perdiamo di vista, eh? Questo Assolutamente sicuramente. sì. Ok, perfetto, Daniela, grazie per essere stata ospite di World News 24. Grazie a te, Mimmo, davvero, davvero di cuore, grazie.